Ragazzi, benvenuti in Bedoris Canale, io sono Magnus, oggi siamo qui sempre su Solstice, perché alcuni di voi mi hanno chiesto di andare un po' più avanti per cercare di capire un po' meglio la storia, perché obiettivamente abbiamo visto tanto, ma forse per la storia, tipo, ancora non abbiamo capito se c'è la possibilità anche di affrontare un vero boss. Altro, per esempio, anche qui le loot che ci sono lì, neanche quelle eravamo ancora riusciti a capirci qualcosa. Vabbè. Proviamo ad andare avanti, visto che comunque continua ancora a parlare. E per esempio questi tanto intanto. Comunque avete visto, l'arma dovrebbe essere un po' più potente. Già abbiamo una inquadratura differente adesso, eh. Potrei anche personalmente apprezzare anche di più. Perché quell'altra fosse malvagia? Il progetto è che forse uno è più abituato a un'inquadratura di questo tipo. Sento che forse adesso combattiamo contro qualcuno di serio, vedete? Ethereal residue from the tear. It bears the taint of the corruption. No. Campo di evocazione. Ecco qui. Può interagire con gli oggetti eteri che non eterei, scusate, che non appartengono al mondo fisico. Premendo loot attiverà il campo di evocazione rendendo visibili tutti gli oggetti eterei nei dintorni. We can shatter them if we work together. Let me focus my energy. Ah, ma si attiva proprio tipo un campo. Residuo come altro insetto, forma di polvere residuo oxidato, migliora la tua abilità di un'ombra. Raccogli e utilizzi questo oggetto per migliorare i poteri e i tratti di. Ok. Ma questo loot è infinito, cioè nel senso che. Qua si entra, no. Cioè, per capire che faccio ogni volta me l'attivo, no? Coesione. La coesione rappresenta la coesione tra Bray e Lute. Maggiore moneta di oro, roba, l'indicatore dell'angolo superiore destro dello schermo mostra il livello di coesione. Ok. Durante i combattimenti potrà ottenere o perdere coesione. Attacco e difesa svolgono un ruolo importante, combinare con successo di abilità mentre subire attacchi a diminuire. Aumenta la coesione. Può sbloccare altri attacchi. Ah, ok, quindi più ci coalizziamo e meglio è. Infatti cresce, però a volte anche diminuisce. Combo 5 non siamo andati tanto bene. Siamo riusciti ad arrivare massimo a sincronizzare. Ora, infatti avevo capito che eravamo andati un po' più scarsi del solito, però
questa cosa non l'ho ben capita, ti dico la verità. Nel senso, ci conviene tenerla sempre accesa. Oh, oh. It mattered. The guards sealed the gates, trapping the people inside. They tried to contain the corrupted and failed. Non c'è niente, no, qua no. Vabbè, io penso che dobbiamo scendere. Oh. Ma sei rotto, sì. No. Ah, perché se non lo inquadro non funziona. Ah, ora ho capito. Quindi in pratica li vediamo, li vedicchiamo. Ma se non attivo la cosa non lo riesco a sbloccare. Ecco appunto. It is calm here. You will miss it when it's gone. Ok. Ok. Non vorrei cadere, ecco. Adesso ancora niente. Quindi solo quando arrivo alla postazione posso. Qua? Aspetta che. Okay. Mi butto di qua da questa altezza e moriamo. No. Ci siamo solo sfondate le ginocchia. Vanno già un po' più forte. Ah. Pensavo fossi io veramente, non pensavo. Allora, questo già è uno un po' più forte. Tipo di contrattacco interruzione. È possibile usare un contrattacco interruzione determinato da attacchi prima che vengano eseguiti. L'interruzione ferma un nemico di classe bassa prima che possa agire. Era buono questo, dai. Occhio, è buona. Infatti siamo arrivati anche a 16, 17. Molto meglio di prima. Sempre oro facciamo schifo praticamente. Va, fa niente.
Allora, già adesso, per esempio, abbiamo combattuto contro qualcosa di un po' più serio. Non ho capito questi che stanno qua che ammazziamo così senza fare niente, che fanno? Penso di qua, eh. No, è già scassato. Però mi aspettavo. Rivista una scritta di salute. Ah, aspetta, perché esce questa cosa? Che cavolo è questa? È tipo una... Never seen the knights acting like this before. Me neither. Whatever's in there must be really valuable. You try to steal it then. I'm staying here. Whatever it is, it feels like the judge's breath on my neck. Shut up, they'll hear you. Soldiers, the next one of you who speaks will be flogged. The one after that will be hung. The one after that, courted. Have I made myself clear? Soldiers of the Order? Easy now, easy. Not my choice to come this way, is it? I like it no more than you do. Even the animals were restless. Halt! In the name of the Triarchy and the the Ashen Blade. Huh. We carry a gift from the Grand Master of the Order to the High Clergy of Ilden. Is that all? We are expected at the Cathedral of Guiding Light. We had no advance notice of your arrival. You can't. Our papers speak for themselves. Here. Now let us in, if you care for your useless job. And just let them in! It's not worth dying for! Fine. Good, sir. Of course. You may pass. May the torchbearer light your way. Well, this is the City of Light, is it? Now I understand. The aura I feel, the one that left this echo, it came from inside that armored carriage. Can you tell me what was inside? I can't see inside. The carriage is lined with... It's dulling my perception, so... This was done on purpose. By someone who knows the Order. Who knows its secrets. You mean... us? The Chimeras? I think so. That carriage is at the heart of whatever happened here. Then we have to find it. And soon. Whatever it's doing here might not be finished. Infatti sembrava tipo una sorta di visione e alla fine poi quella è stata. Ok. Che tu guardi il cielo. Allora, quindi proviamo. Porca. Ok, qui invece che facciamo? Scendiamo, sì. Ok, una nuova porta.
Già iniziamo comunque a fare qualcosa, che è abbastanza lento come gioco, eh. Di a beccarlo, poi è sbagliato. Andiamo, andiamo. Dobbiamo potenziare, però, è una cosa. Cosa la beccheremo? Posto nuovo? Mi sa proprio di sì. Che è sta roba? Campo di esilio, la collezione della formazione di scena di cristallina che non possono essere distrutte con mezzi comuni. Prendo l'uto attiverà il campo di esilio che renderà gli oggetti cristallini nei dintorni vulnerabili agli attacchi. Ah, ok, vabbè. Come l'altro so... Vabbè. Ah, c'avevano sembianze diverse. Questo secondo me forse è il primo boss. Io prima l'abbiamo detto. Gli spettri hanno avuto origine dal caos stesso come oggetto. L'unico modo per affrontarli e mantenere all'interno del campo. Ecco appunto. Ok, hai ragione. È un combattimento, ok. Bisogna capire solo una cosa perché... Ok. Argento, infatti per la vista avevamo lottato malino, ecco. No, però comunque anche qui non era un vero colpo. Allora, attenzione là. Niente là, no. Ancora non ho distrutto quello, eh. Aspetta che qua. Ok, entriamo qua. Passaggio secondario. Non mi stai rompendo niente. Dove vado di qua? Passaggio secondario? What is this? We can't pass through here. No, there is a way. I feel it. Ce lo dici con un po' di ritardo.
Aspetta che qua non capisco una mazza. Non è sempre lo stesso, è un'inquadratura che non è. Che a volte disorienta un po' secondo me, eh. Ora è sicuro che secondo me il gioco non è male proprio. Not a moment too soon. Ambientazione. Giacimenti, giacimenti sono enormi di cui potrai ottenere discrete quantità di esili, vabbè. Infatti è molta più roba del solito. E questi ancora non li ho capiti. Penso che ancora non ci possiamo migliorare neanche di qua, no. No, ancora niente. Prendo tanto quando arriviamo. Ce ne stanno tanti di questi. Anche qua c'è un altro giacimento. Ma ne ho beccato una marea. Ah, è chiuso qua, eh. Altre chimere servono. Then we must rely on our own strength. Oh. Allora, occhio perché... Questo forse è il primo combattimento serio. Ma l'ha azionato sto... Ah, ho sbagliato, ok. Paura. Ma scusami un attimo, eh. Ma non l'aveva me. Ok. Qua ce la siamo giocati veramente tanto male. Non lo so. Di qua non si riesce a passare. Non dovresti fare di qua. Allora devo porre il cancello. Ok. Ok. Mai non riusciamo.
fare attenzione a questo. Ok, qua siamo andati molto meglio, penso, no? Molto meglio, un po' meglio. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo segnare qui. Il gioco secondo me merita pure tanto, non è assolutamente male. Ho un po' di difficoltà a volte con l'inquadratura, vi dico la verità, però penso che sia una questione di abitudine, nel senso che man mano che vai avanti ci si abitua sicuramente. La storia sembra anche abbastanza interessante, almeno fin qui. È un po' lento, secondo il mio punto di vista, però apprezzabile. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video.